Mi sono innamorato della divisa e sono rimasto qui a Roma a fare il militare. Ho fatto il carabiniere. Dopo ci sono stati problemi, diciamo così, politici di chiusure di guerra, di patti di guerra, e allora da militare siamo passati in polizia. Mia madre aveva un negozio di pane e pasta e pizzicheria, quindi da ragazzetto, proprio da ragazzetto, mentre andavo a scuola, andavo pure a dare una mano lì al negozio. E sposato, sono stato 32 anni, 35 anni. È morto molto giovane mia moglie. Questa è stata la cosa più brutta che ho potuto avere. Notte c'ho avuto lo sfratto, questo mi ha fatto lo sfratto perché gli serviva a casa. La pensione è quella che è, sono due soldi, non potevo mica campare così. E al tempo c'era anche mia moglie, ancora c'era, però pagava la pigione e finiva tutto lì, a mangiare andavamo. Oh, dato che io frequentavo qui la chiesa, San Andrea delle Fratte, dove stanno i frati, lì c'è la Madonna del Miracolo, io sono tanto religioso. E andavo tutti i giorni là. Io mi alzo prima degli altri e sono il primo a scendere qui, sia per la colazione sia per tutti quanti altri. Collaboro. Come si passa la giornata? Abituati a lavorare, questo è un problema, per me è un problema. Comunque qualche lauretto, i suoi me lo trovano, o qualche volta andare alla posta, o andare insomma, a portare qualche analisi da fare, e qualche cosa si fa. Ma così proprio. La sera dopo cena vado un'oretta all'importineria, aspettare che escono le quelli del personale. Finito alle 9 che è uscita l'ultima che lavora qui, e metto la sbarra alla porta e finita la giornata. Qui si sta bene, molto bene, più nemmeno come fosse casa sua, perché ci abbiamo tu ognuno nella nostra stanza, nel nostro appartamentino. Io mi sono ambientato, quindi per me è casa mia questa.